Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, come promesso, seconda parte di analisi su quelli che sono i tots di Premier League, ovvero difensori e portieri. Direi di partire subito, senza perderci troppo in chiacchiere, e andiamo ad analizzare il primo, ovvero Soyuncu, difensore centrale turco dell'Leicester che riceve questa versione tots. Prezzo 180k praticamente su entrambe le console, 4 piede debole, 1,85 m x 82 kg, un body type alto e diciamo average medio, quindi di corporatura. Un parametro di velocità sicuramente discreto. Per quanto riguarda i passaggi, abbiamo addirittura un 89 di corto e un 80 di lungo, quindi ottimi passaggi per il buon Soyuncu. Addirittura 87 di agilità, 79 di equilibrio e 91 di reaction lo rendono, secondo me, uno dei difensori più agili con l'L2, quando cercate appunto, lo sapete, di mettervi sulle linee di passaggio e temporeggiare. Statistiche di difesa che sono tutte quante abbastanza buone: 84 di intercezione, 80 di precisione di testa, 82 di mentalità difensiva, unito a un 97 di aggressività e un 92 di forza, il che lo rendono appunto super aggressivo, e l'aggressività si traduce nel rimanere attaccato agli avversari quando voi cercate appunto di stargli dietro, soprattutto con l'L2. E visto il prezzo, secondo me Soyuncu potrebbe essere sicuramente un'alternativa se avete una Premier League, perché sicuramente è meglio dei vari Davinson Sanchez Moments, secondo me anche di quel Joe Gomez del versione Champions. Potrebbe essere anche meglio di Van Dijk base, secondo me, rapporto qualità-prezzo, quindi un tentativo a sto Soyuncu si può anche dare. E passiamo avanti, in quanto abbiamo Robertson, il quale costa 370k su Xbox e 400 su PS4. Lo conosciamo perché già ha ricevuto una versione TOTY, e in questo caso, raga, anche qui non cambia assolutamente nulla, la differenza di prezzo è minimo, e come era valido questo Robertson Totti che io ho provato, sarà sicuramente valido anche questo Robertson Tots, ma secondo me a questo punto queste carte risultano veramente essere dei doppioni, e andare a scegliere tra l'una e l'altra secondo me è veramente una questione di design e basta, oltre che di lievissima differenza di prezzo. Andiamo avanti e troviamo il buon Van Dijk 99, anche lui ha ricevuto già una versione TOTY, e anche qui ragazzi la differenza di prezzo è di 300k a favore del TOTY praticamente, ma come potete ben vedere non cambia assolutamente nulla anche in questo caso. Come era forte il TOTY, sarà forte questo TOTS, quindi direi di non soffermarci troppo. Vedete, gli aumenti di statistiche sono veramente, veramente, veramente irrisori. Addirittura il TOTY è più veloce, quindi dovete andare a scegliere dove andare a prendere questo più uno e andare a perdere una statistica da una parte. Ma vi ripeto, a questo punto preferirei quella che è magari la carta TOTS, perché vi permette di risparmiare un pochetto. Arriviamo poi al buon Trent Alexander-Arnold, anche lui riceve già una versione TOTY, e guardate qui, non cambia anche in questo caso assolutamente nulla. Sto TOTS costa praticamente un 100k in meno, quindi rapporto qualità-prezzo, potete andarvi a provare sto TOTS. E questo qui, il TOTY, io l'ho provato e mi è piaciuto veramente tanto, quindi sicuramente anche il TOTS può stare nelle vostre squadre tranquillamente. Andiamo avanti e arriviamo probabilmente a quello più valido del reparto difensivo, una carta che ho intenzione di provare, ovvero il Bomba Bissaka Tots, che si candida ad essere uno dei migliori terzini destri del gioco senza dubbio, in quanto, vabbè, 4 stelle skill, ottimo, 2 di piede debole, 1,83 m x 72 kg, un body type di quelli snelli, velocissimo palla al piede, passaggio corto 93, il lungo 74 è un pochino un problema, visto che col terzino spesso e volentieri dovete lanciare, ma insomma, si può sopperire cercando di lanciare l'esterno quando l'avete fatto partire e già non è marcato, o magari con un doppio triangolo che possa scavalcare l'avversario. Agilità 96, 81 di balance, 86 di reaction lo rendono super agile quando andate a temporeggiare, o anche spesso e volentieri quando in fase di impostazione vi ritrovate magari a mandare a vuoto il pressing avversario. Statistiche di difesa tutte quante on point, 92 di intercettazione, 93 mentalità difensiva, ottime statistiche di tackle e scivolata.
Ottimo il parametro dell'aggressività, addirittura con 92, 81 di forza e 90 di stamina, rendono sicuramente sto Van Bissaka molto valido e secondo me per 400k è tanta tanta roba. Addirittura io avevo questo qui, One to Watch, e già mi piaceva, quindi secondo me questo qui è la naturale evoluzione ed è, insieme ad Arnold Toti ovviamente, il miglior terzino in Premier, ma secondo me anche uno dei migliori terzini del gioco, assieme allo stesso Arnold, al buon Semedo e Delainer. Arriviamo ad Alisson, versione Tots, che mostra un capello da quarantena incolto, e anche qui, raga, differenza di prezzo col Toti di 50k e le statistiche vanno a variare veramente in maniera minima, e dove andate a guadagnare da una parte perdete da un'altra, quindi sta a voi decidere. Sto Alisson Toti era valido, è valido tuttora, quindi anche il Tots lo sarà. E sicuramente il miglior portiere in Premier League, e assieme a Ter Stegen e Van der Sar, a mio modesto parere, è il miglior portiere del gioco. Abbiamo poi sto Henderson che 38k, insomma, non è niente di più di un Lloris, di un Alisson base, insomma, un giocatore posso dire abbastanza irrilevante, che credo non vada a impensierirvi più di tanto e a farvi venire grattacapi su un possibile inserimento in squadra. Ieri mi sono dimenticato di parlarvi di José Pérez, ma come per Raúl Jiménez è una carta gratuita, quindi sbloccatevela e buonanotte. Magari la provate, se non vi piace la buttate dentro una SBC e insomma avete risolto il problema. Quindi video stavolta è stato più corto, visto che comunque erano molti doppioni di carte rispetto alle versioni Toti. E niente, spero che vi sia piaciuto questo video. Fatemi sapere se ne avete provato già qualcuno di questi Tots. Fatemi sapere se avete trovato qualche differenza con la versione Toti. E nulla, raga, io vi saluto, vi do appuntamento in live ogni giorno alle 12 alle 16 su Twitch. E nulla, raga. Peace.